Alessandrini e Aleramici in Sicilia, storia di una emigrazione dimenticata, è il tema proposto oggi qui alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. Una storia che ci fa capire come anche un tempo avvenivano le emigrazioni e per quali motivi avvenivano. Questa è una storia che parte 900 anni fa. Una storia che è stata a lungo dimenticata, l'unica emigrazione che io conosca dal nord verso il sud, e come quasi tutte le emigrazioni è un'emigrazione di natura economica, in un contesto territoriale molto diverso da quello attuale. Oggi il nord è più ricco del sud. Quando comincia questa migrazione, siamo attorno al 1080, era esattamente il contrario, le nostre terre, anche le Langhe, non solo l'Alessandrino, erano tutt'altro che fertili, al contrario della Sicilia, che era anche ricca dal punto di vista economico, perché aveva avuto prima la dominazione degli arabi e poi era in corso quella dei normanni, quindi avevano portato una considerevole ricchezza sul territorio. Comincia questo flusso migratorio in forma abbastanza casuale, legato a un matrimonio tra la nostra conterranea Adelaide del Vasto e Ruggero I d'Altavilla, gran conte di Sicilia, normanno. Ecco, comincia proprio Adelaide del Vasto, inizia a chiamare altri appartenenti al nostro territorio per raggiungere la Sicilia. In pratica dice: qui si sta bene, lasciate pure le vostre terre, qui c'è posto per voi pacificamente, perché è un'emigrazione assolutamente pacifica, non ci sono conflitti militari in corso. E comincia un flusso che già nella prima fase, nei primi 20 anni, coinvolge almeno 2500 persone, quindi non è un fenomeno assolutamente trascurabile, è un fenomeno ingente. E questo flusso non si interrompe almeno fino al 1350, quindi dura circa 3 secoli. Questo è un dato, anche questo, di grande rilievo. Un flusso dove partecipano non solo la nobiltà, ma anche commercianti, artigiani, contadini, anche qualche avventuriero, ovviamente, in cerca di fortuna. Si coltiva la vite, quindi probabilmente c'è un tentativo anche di impiantare vitigni nostri in Sicilia, stiamo cercando di saperne qualcosa di più. E alcune città dell'interno della Sicilia risorgono praticamente, città che erano ormai spopolate dopo l'occupazione araba, vengono ripopolate dai nostri conterranei. Queste città, ricordiamo, sorpresa tra le sorprese, Corleone. Esatto, Corleone è il caso emblematico. Attorno al 1240 l'imperatore Federico II di Svevia, proprio per voler ripopolare l'interno della Sicilia, assegna Corleone a quelli che lui definisce lombardi, cioè abitanti della Longobardia. E tra questi sceglie soprattutto gli alessandrini. Quindi comincia una migrazione di abitanti di Alessandria, di cui ci sono le tracce nelle pergamene conservate all'archivio di Stato di Palermo che ho indagato. Diversi nuclei alessandrini si recano quindi in Sicilia e ci restano a lungo. Io ho trovato ancora tracce nel 1540, quindi non è anche in questo caso una semplice occupazione momentanea. E anche questi alessandrini comprano case, comprano vigne. C'è un quartiere intero a Corleone, di cui mostrerò le immagini ovviamente, che ricorda questo fenomeno migratorio. Un caso davvero straordinario, anche questo assolutamente pacifico. E i nostri alessandrini saranno i grandi protagonisti anche di un grande fenomeno. 1282 comincia la guerra dei Vespri siciliani contro gli Angioini. Da Corleone parte un forte contingente di quelli che sono definiti lombardi per recarsi a Palermo. E chi sono questi? Alessandrini.
E poi questa storia racconta anche il quotidiano, l'oggi, perché ci fa capire come l'immigrazione riguardi ovviamente i poveri, ma anche i ricchi, coloro che cercano fortuna, ma già fortuna hanno, posseggono. Sono soprattutto famiglie importanti qui da noi, penso ai Lancia, ai Aiano, agli Incisa, famiglie nobiliari di grande rilievo che erano in crisi qui da noi perché era iniziato il periodo migliore dei liberi comuni, no? Che quindi la grande potenza, ad esempio, di Asti, di Alessandria, di Alba, avevano tolto spazio a queste famiglie. Quindi queste famiglie sono ricche di titoli nobiliari, di legami in molti casi con l'impero e scelgono la Sicilia per ricostruirsi un'identità e una forza. Tra tutte queste famiglie ce n'è una, ad esempio quella dei Lancia, che poi nel 400 muta la sua denominazione in Lanza, che ancora oggi è una delle famiglie più presenti in Sicilia ed ottiene grande fortuna, ci sono molti castelli dei Lancia in Sicilia, quindi c'è un'immigrazione commerciale e un'immigrazione nobiliare, entrambe fortunate perché anche il commercio che inizia tra la Sicilia e i nostri territori, non solo il vino ma anche l'allevamento, quindi il pellame, i formaggi, è un fenomeno assolutamente intenso e considerevole. Lei oggi racconterà questa storia qui, l'abbiamo detto, alla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Sala Broletto, ma per chi volesse approfondire questa storia, dove può trovarla, leggerla? Esatto, può visitare il sito della nostra associazione marchesimonferrato.com, abbiamo anche pubblicato un libro che racconta questa storia che può essere richiesto direttamente scrivendo alla nostra associazione. È solo l'inizio, a ottobre torneremo a Palermo, tra l'altro per organizzare un grande convegno, per la prima volta studiosi della nostra area e siciliani si confronteranno per ricordare questa storia in un momento in cui tra l'altro Palermo è capitale italiana della cultura, quindi è un momento di grande rilievo.